Buonasera, stasera vi presento un'applicazione per registrare che è online, che si chiama onlinevoicerecorder.com. Per registrare mi basta cliccare il bottone della registrazione. E parto con la registrazione. Questa è una registrazione di prova per vedere se il record funziona. Vi saluto e vi auguro buona serata. Interrompo la registrazione a questo punto e poi posso lavorare su questo file, ad esempio, agendo sulle barre laterali, verticali, per eventualmente tagliare la registrazione in modo da poter utilizzare anche dei frammenti di registrazione in diversi contesti. Poi clicco su Salva e come vedete mi salva la registrazione sul mio computer in MP3. Posso risentire, riprodurre la registrazione per vedere se poi tutto ha funzionato. E vi auguro buona. E parto con la registrazione. Questa è una registrazione di prova. Ecco, come vedete, è andato a buon fine. E quindi ho realizzato in brevissimo tempo, senza registrarmi al sito, un file MP3. Ma questo sito ha moltissime funzionalità. Esempio, mi dà la possibilità di fondere degli audio, un fonditore degli audio. Quindi aggiungo delle tracce. Adesso ne prendo alcune così a caso, aggiungi tracce di nuovo, apri dal mio computer e poi clicco su Fondi e con queste tracce mi elaborerà un file MP3. Quindi aspetto la fine della registrazione. Per vedere l'effetto, per vedere se sono riuscita a fondere appunto i file MP3 che ho voluto uploadare. Mi dice fatto, mi dà la possibilità di fare il download in Dropbox oppure in Google Drive. Ok. Non faccio nulla di tutto questo e vi faccio vedere altre funzionalità presenti sul sito. Ad esempio, abbiamo un convertitore audio, che mi converte i file in MP3, quindi non faccio altro che aprire i file da Google o dal mio computer con Apri File o da Google Drive oppure da Dropbox oppure attraverso l'URL e poi convertirli. Ho anche un convertitore video, anche qui mi dà la possibilità di convertire i video Apri File con Apri File oppure uploadando da Google Drive, Dropbox oppure da un indirizzo URL in vari formati. Ok, poi mi dà la possibilità di un video recorder. Questo, vedete, mi dà la possibilità quindi di registrare delle video lezioni o mi dà la possibilità di mandare delle istruzioni agli studenti attraverso questa bellissima funzione di registrazione che posso attivare da qui e poi salvare in MP4.
Quindi oltre al video recorder mi dà la possibilità di tagliare i video, questo scegliendo i file, quindi il file e poi agendo con il ritaglia video, mi dà poi un'altra funzione importantissima e molto utile che è quella che riguarda i PDF, che non c'entrano con la registrazione, però è una funzionalità che ci può sempre tornare utilissima. Infatti, se vado in italiano e vedete che mi dà la possibilità di dividere un file PDF, di unire più file PDF, di comprimere, di trasformare da PDF a Word, da Word a PDF, da PDF a Excel, da Excel a PDF, da PDF a JPEG, da JPEG a PDF, e poi di sbloccare i file, di proteggerli, ruotarli, di trasformare un file da PDF da PPT a PDF, e da PNG a PDF, e da PDF a PNG e tanto altro. Quindi questo sito è polifunzionale per molte nostre esigenze di lavorare sia sulle registrazioni, sui video che sui file PDF. Buona serata!